I bambini devono essere felici, non farci felici. È il titolo di questo libro di Elisabetta Rossini e Elena Urso e di Cart Edizione. E già dal titolo capiamo qualcosa di fondamentale, che è un principio pedagogico assoluto. I bambini non devono compiacerci, non devono essere la fotocopia di ciò che noi ci eravamo immaginati, non devono realizzare eventualmente solo i nostri sogni e le nostre aspettative, anzi. I bambini devono essere felici, ma attenzione, essere felici non è un obbligo. Per essere felici bisogna anche poter esprimere il proprio disappunto, la propria rabbia, la propria paura, perché la felicità deriva dalla capacità di tenere insieme tutte queste cose. E allora in questo libro veniamo accompagnati in una maniera semplice, ma davvero molto puntuale, nella possibilità di comprendere cosa vuol dire lasciare che un bambino esplori il proprio carattere, la propria capacità di stare al mondo, impari a gestire le frustrazioni, provi ad essere ciò che è, e lo sappiamo anche come adulti, è una delle cose più difficili cercare di essere ciò che si è nel modo migliore possibile, ma forse è anche l'unica ricetta per la felicità. E lo dico volentieri non solo come pedagogista, ma anche come filosofa o sedicente tale. È molto importante permettere ai bambini di esplorare, di sperimentare e di andare in quelle direzioni che magari ci stupiranno come adulti perché avevamo immaginato altro per loro, ma saranno esattamente ciò che li realizzerà. Quindi i bambini non devono essere felici per farci un favore, non devono essere in modo diverso da ciò che sono per renderci tranquilli, ma possiamo trovare un modo come genitori per armonizzare il nostro essere genitori con il loro essere quel bambino lì, quella bambina lì, alla ricerca della migliore felicità possibile per loro, per noi e per la famiglia. Quindi buona lettura.